Qual è lo scopo? Che cosa vogliamo ottenere, Sindaco? Vogliamo ottenere che la Regione si ascolti, la Regione, la Provincia si ascolti. Questo è un territorio di cui ci vantiamo tanto, la Piana del Sele, il prodotto, la mozzarella, la fragola, la fascia costiera, il rilancio, e poi permettiamo che ci sia un'alta concentrazione di industrie del rifiuto sul territorio. Questo è quello che non va, lo abbiamo detto tante volte, anche la stamattina il rogo che c'è stato, su quell'insediamento, noi ci siamo opposti, all'epoca c'era l'assessore Vecchio, ma ci siamo opposti con tutte le forze, abbiamo dato anche un parere negativo da un punto di vista urbanistico, di insediamento, però io non ce l'ho con l'imprenditore, perché purtroppo veramente lunedì abbiamo fatto un controllo con l'ARPA, che i vigili del fuoco, ed era tutto a posto. Lì qualcuno è andato, secondo me è doloso, qualcuno ha voluto fare del male, perché il poveraccio ha investito tutto per riaprire questa attività. Il rifiuto che teneva a terra era gomma già lavorata, per cui gli costava soldi, loro la vendono per fare bitume, per fare campetti di calcio, per fare campi gioco, quindi voglio dire, non c'era interesse, è un danno notevole, ma noi su quello perché ci siamo opposti? E per l'alta concentrazione, allora poi viene il ministro, che allora non era ministro, che mai è ministro, quindi spero che si adoperi e ci dia una mano, fa il giro con i suoi, senza sapere che zona industriale, dice ma il sindaco può delocalizzare, se il giro sul territorio lo faceva con la sottoscritta, gli dicevo che zona Asia, il sindaco non può fare niente e quindi non posso delocalizzare niente, piuttosto bisogna porre dei veti sulla quantità di insediamento che ci sta sul territorio, è questo che vogliamo, maggiore sicurezza e soprattutto presenza sul territorio delle stati, maggior forza dell'ordine che devono controllare. Quindi questo è quello che chiediamo. Allora, visto che con le buone, con gli atti amministrativi non ottengo incontri concreti, atti ad arginare il fenomeno, alla fine, voglio dire, anche il sindaco si stanca, perché è chiaro che il cittadino deve fare la protesta e la fa in un certo modo. I sindaci devono fare delle proteste differenti, ma visto che l'ennesima volta non si dà ascolto, io che faccio? Sto qua avanti e gli creo il problema, non faccio passare i camion dei rifiuti in un momento di emergenza rifiuti. Certo che come sindaco io non è che voglio fare questo, perché capisco perfettamente, ma noi ci muoviamo da qui, quando qualcuno viene qua e parla con noi, e questo è quello che chiediamo, e ci dà delle certezze e ci dice esattamente che cosa, e deve dare i tempi, non è che dice non vi preoccupate, no, io voglio i tempi per cui si fanno degli atti amministrativi, perché ci stanno troppo dicendo alla lunga no, non vi preoccupate, no, facciamo questo, facciamo quest'altro. Allora, questi cittadini vogliono delle risposte, come vogliamo la risposta sui miasmi, perché siamo stanchi la mattina di svegliarci che sentiamo il puzzo, perché i controlli li faccio, l'ha detto anche il vice governatore, che è il compostaggio di Eboli che fa, perché qua avanti ci state tutti quanti, non è che si sente puzzo, tra quelli che puzzano posso essere un po', ma non si sente puzzo ai camion, se andate lì vicino ai camion, però voglio dire, allora ce li volete dare, o io ho diritto di vivere una vita come gli altri o no, ma perché io devo sentire la puzza, ma perché io devo vivere questa emergenza, ma perché io devo avere tutte queste concentrazioni di rifiuti, ma perché io non posso fare il sindaco e non posso avere il controllo del territorio e ci sta sempre qualcuno che blocca? Allora questo chiediamo, se loro vengono qui noi ce ne andiamo, perché siamo qua in maniera pacifica, ci sono cittadini di Battipaglia che stanno qua semplicemente in maniera pacifica e quindi chiediamo delle risposte.